Quattro zampe mi piace. Who let the dogs out? Was nice, the party was bumping. V-I-O. And everybody having a ball. V-I-O. Until the fellas started in calling. V-I-O. And the girls respond to the call. I have a pull with shout out. Who let the dogs out? Oh, ma buongiorno cari ascoltatori di Radio Milan Inter, siamo qui, siamo tornati, siamo sempre noi ovviamente con Quattro Zampe Mi Piace, questo nuovissimo e rivoluzionario programma del palinsesto di Radio Milan Inter appunto. Il nostro appuntamento è settimanale, quindi appunto è passata una settimana, abbiamo tantissime cose di cui parlare in questa puntata, sono sempre qui ovviamente io, Serena Bassi, insieme a Daniele Saliceti e Giancarlo Spadaccini. Ovviamente saluto subito e lo ringrazio per la pazienza di sopportarci il nostro fonico Gigi Guanciroli in regia. E allora vorrei fare rinfrescare un attimino la memoria a quelli che ci hanno ascoltato la scorsa settimana, ma a fare anche un attimino un'introduzione a quelli che non ci hanno ascoltato. Quindi Quattro Zampe Mi Piace è un programma ovviamente nuovo appunto dedicato agli animali, finalmente abbiamo qualcosa che sia dedicato anche a queste splendide creature che chi potrà vedere anche grazie al canale 288 del digitale terrestre che è Tele Milano City. Oggi abbiamo anche in studio proprio due amici a quattro zampe, abbiamo in studio due chihuahua, uno a pelo corto e uno a pelo lungo, di cui poi parleremo perché è appunto la razza del giorno in quella che è la rubrica di Quattro Zampe Mi Piace è dedicata ai chihuahua oggi, quindi li abbiamo proprio voluti avere in studio con noi e li abbiamo qui sul tavolo proprio belli tranquilli nella loro scatoletta. E insomma dopo scatole. Ne parleremo scatole. Please. No, comunque dopo parlerete anche voi ragazzi. Adesso appunto volevo ricordare, questo è un programma dedicato agli animali, noi partiremo con un percorso dedicato al mondo dei cani perché comunque è molto ampio, ci sono tantissime cose di cui parlare, però non vi preoccupate, quindi anche a chi in realtà poi ama magari un po' di più il mondo dei gatti e tutto quanto, che ci arriveremo, faremo anche quello. Adesso stiamo partendo dai cani ma poi passeremo anche ad altro. Allora appunto ripeto, Quattro Zampe Mi Piace, questo nuovo programma dedicato agli animali, è strutturato così: andiamo in onda ogni giovedì appunto dalle 13 alle 14:30 e poi anche in replica il sabato alle ore 15, e nella prima ora di programma parleremo ogni volta di un argomento differente, seguiremo un po' un ordine logico. La puntata precedente abbiamo parlato di quella che è la scelta della razza, quando quindi una persona ha l'intenzione di prendere un cane, di avvicinarsi a questo mondo della cinofilia, come deve un attimino effettuare la propria scelta, quali sono le cose che deve tenere in considerazione, appunto gli spazi, la famiglia, il tempo che ha da dedicare a questi animali, perché queste sono delle cose fondamentali. Assolutamente non seguite le mode, non seguite le pubblicità, perché poi vi potreste appunto ritrovare ad avere un cane non adatto alla vostra, al vostro stile di vita, e quindi poi diventa un problema. E come spesso succede, ci sono persone che magari devono poi trovare un nuovo padrone a questi piccoli amici, perché si rendono conto di non poterli tenere, di non saperli neanche gestire poi in realtà. Quindi questo è stato l'argomento della prima puntata. Oggi proseguiremo sempre con questo argomento e ci sposteremo anche a quello che è il mondo degli allevatori, nel senso la scorsa volta abbiamo parlato di come un allevatore deve selezionare i futuri proprietari, proprio perché determinate razze non sono per tutti. In questo caso ci metteremo invece dall'altro lato, nel senso come noi possiamo scegliere un allevatore serio, da cosa lo possiamo riconoscere, quindi da chi possiamo andare, da quali sono i professionisti del settore, che però sono davvero professionisti e non sono dei cagnari come li definiamo noi, appunto quelle persone che hanno solo lo scopo di lucro dietro alla vendita degli animali e non una vera passione, un vero amore per loro. Anche questa cosa è molto importante, ci sono tante persone che effettivamente non sanno dove recarsi quando devono scegliere
devono scegliere un cane. Ma non parleremo solo di cani di razza, perché ovviamente non è assolutamente non siamo assolutamente discriminatori verso quelli che sono i cani del canile, anzi Giancarlo Spadaccini collabora proprio con il canile di Reggio Emilia EMPA, il canile comunale di Reggio Emilia, che è un canile EMPA, e lui si occupa proprio di recuperare quelli che sono i casi, i cani difficili, soggetti quelli più problematici, che hanno magari avuto un trascorso particolare. Quindi assolutamente anche i cani del canile sono sempre in prima linea per noi, e per questo infatti parleremo, avremo il collegamento telefonico con colei che è la responsabile del canile appunto di Reggio Emilia, che è, adesso vi recupero il nome, Giancarlo aiutami, perché Isabella Bertoldi, esatto. Ne parleremo nell'ultima fascia appunto della puntata. Quindi per la prima ora tratteremo l'argomento del giorno, poi come l'altra volta ci sarà il quarto d'ora dedicato alla razza del giorno Super Giù dalle 14 alle 14:15, dove appunto parleremo del Chihuahua, e poi l'ultima fase invece è dedicata alla rubrica del programma, in cui potrete voi, anzi dovete assolutamente telefonarci, mandarci messaggi, mail e tutto quanto per quelli che sono le comunicazioni che volete farci. Potete chiamarci per far girare degli appelli per delle adozioni, se avete smarrito un cane faremo almeno girare l'appello grazie alla radio, insomma, e alla televisione, perché no, sfruttiamo questo mezzo assolutamente anche per queste cose. Potete raccontarci delle storie, potete chiamarci per farci delle critiche, darci dei suggerimenti, insomma potete davvero farlo, cioè utilizzare la rubrica come meglio preferite. Insomma, vi lascio subito i dati, quindi potete però già chiamare, mandare i messaggi, già telefonare adesso per prenotarvi per poi parlare con noi durante appunto la rubrica, anche perché ci sono i nostri esperti appunto del settore che possono anche rispondere alle vostre domande, quindi assolutamente prendete nota. Il numero della diretta è lo 02 3965 6565, mentre il numero per gli sms è 392 8263 444. La mail invece è diretta@milaninterradio.tv. E poi ovviamente vi ricordiamo anche che siamo presenti su Facebook, c'è un gruppo appunto dal nome 4 Zampe Mi Piace, quindi dovete chiedere l'iscrizione, lì poi anche noi mettiamo tutte le informazioni del programma, tutti gli aggiornamenti, e potete anche quella utilizzarla come una bacheca su cui postare i link che più vi aggradano, quindi anche quello è un altro modo per far girare le informazioni. Allora, dopo tutto questo io direi ascoltiamoci il primo pezzo musicale di oggi, che è Jovanotti con Il più grande spettacolo dopo il Big Ben, e al rientro partiamo con l'argomento, e ovviamente saluto i miei due carissimi amici. Anche ridere. Jovanotti, Il più grande spettacolo. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te che ci abbracciamo forte, io e te che ci sbattiamo forte, io e te che andiamo contro vento, io e te che stiamo in movimento, io e te che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi in mezzo a questa strada, io e te, Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy,
altro che nevica, altro che Rolling Stone, altro che il football, football. Altro che Lady Gaga, altro che oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi. Io e te, ti abbiamo fatto a pugni, io e te, fino a volersi bene, io e te, che andiamo alla deriva, io e te, nella senza saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male, volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore. Ed eccolo qui, questo era Jovanotti con il più grande spettacolo dopo il Big Ben. Allora ragazzi, buongiorno innanzitutto. Oh, intanto buongiorno. Adesso buongiorno. Avete la parola finalmente. Ci ha dato la parola. Finalmente, ha parlato un quarto d'ora, ok. Scusate, ma devo fare una piccola introduzione, sennò chi ci segue... Piccola, proprio... Necessaria. Do le informazioni necessarie, ma chiaro. Scusate. Addirittura il chihuahua maschio è svenuto, quindi proprio non ce la faceva più. Non è vero, sì, non sì. È vero assolutamente. Allora ragazzi, prima di iniziare l'argomento, vi chiedo subito, cosa avete fatto questo weekend, dato che voi siete sempre impegnatissimi? Va anche sul privato, cioè nel senso... No, perché so che è legato sempre al discorso animali. No, sì. Vabbè, io ho avuto un festival del levriero a Padenghe sul Garda, in una località bellissima, proprio appunto sul lago di Garda. Sì, quello che avevamo già, avevamo anche invitato i nostri ascoltatori, esatto, a questa manifestazione. A parte le mie 10 ore con l'abito sotto il sole a correre, vabbè, con i levrieri. Taglio ormai. Però vabbè, è stato veramente bello, un sacco di soddisfazioni, il posto, uno scenario bellissimo. Sì, infatti, sulla piscine, Garda. Proprio, beh, infatti dopo la vittoria è stata... chiusa con un bel bagno, in piscina, bel tuffo. Sì. Anche gli animali? Anche no, i cani? No, no, cani no. Come no? Perché no? No. C'è una piscina. Ma levriero, guarda, che piscina. Ce la dice Giancarlo. Io, questa. Sì, ecco. Quest'estate sono stato tante volte, almeno una dozzina di volte a Castelfranco Emilia. Castelfranco Emilia? Sì, al centro cinofilo che c'è a Castelfranco, appena fuori. Ok. C'è anche un allevamento di pastori tedeschi, molto molto bella. Sì. Vestita molto bene, dove i cani socializzano in una maniera incredibile. E lì si può fare il bancio, questa piscina in cui possono accedere sia i cani. Sì, 20, 30 cani, 40. Poi ci sono aree di sgambamento dove ci sono magari, c'è la possibilità di mettere il cane se deve riposare, oppure se c'è un qualche cane particolare, oppure così. Per dare i giusti tempi anche agli altri di ambientarsi. No, ma è veramente cosa di poter strepitoso. Fare il bagno con i propri nuoti, animali. Nuoti, insegni, gli fai fare dell'attività anche per la riabilitazione di cani, magari hanno bisogno, di, certo. Dopo un'operazione, dopo qualcosa, così. Problemi bene, le quindi anche, Castelfranco dell'Emilia. Castelfranco Emilia, sì. Insomma, si può trovare su Facebook, sì, sì, assolutamente, senza fare troppa pubblicità. Sì. Adesso noi, una cosa nuova, almeno. Una cosa nuova, esatto. Certo. E tu però cosa hai fatto? Quindi, io sono andato per boschi, io ho la passione... Io sono andato per boschi. Non ti sei perso in questi No, io non mi perdo solitamente dove vado, no, perché io spesso giro anche col GPS, io vado a funghi. Lascia i sassolini quando parte, capito? Sì, certo. Tecnologici, Policino. Sì, sì, trovo i funghetti, li vado in giro e adesso è un po' il momento, quindi... Spesso... Ne devi approfittare. Esatto, va bene. Ci sono quando ci sono. Non perdiamo altro tempo. Allora, io direi di troncati, cioè, praticamente, cioè ci stavamo divertendo, lei non uno dell'altro, ero andato in giro anche con cani, ero andato a fare anche altre sì, cose. Sì, vabbè, lo so, infatti pensavo che mi dessi fare una risposta del genere, invece questa volta sei giusto andato a funghi. No, 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 ma sono andato fuori anche con i cani, anche a fare un po' di volantinaggio per una scuola. Volantinaggio con i cani, perché con i cani ho più grip. Senza cioè rimorchia di più, intende quello. Esatto, mi avvicinano loro. Ma io, anziché... come dico sempre, Giancarlo, penso che prima della fine della stagione troverà anche moglie. Beh, adesso questo
lasciamo perdere il discorso, per favore. Hai ragione, okay, vedo okay. già che la cosa è così, sei nervosito. Ti turba abbastanza. Lo turba. Esatto. No, allora ragazzi, veramente, adesso partiamo con l'argomento, agganciamoci a quello di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, no? Abbiamo iniziato ad anticipare appunto quello che sono le cose da tener conto per la scelta di un cane, appunto la razza, una razza piuttosto che un'altra in base alle nostre esigenze. Abbiamo detto che un allevatore, insomma, deve fare anche lui la sua parte, nel senso che deve selezionare i futuri proprietari, perché è fondamentale, proprio perché tante volte ci sono persone che scelgono delle razze purtroppo in base alla moda del momento e quindi non si rendono conto. Ma dobbiamo renderci, cioè dobbiamo informare anche le persone di come invece poter selezionare un allevatore serio, perché in giro purtroppo è pieno anche di cagnari, di persone che vendono cuccioli, negozi purtroppo, anche Sea Garden appunto proprio, e quindi che consigli possiamo dare a chi ci sta ascoltando e magari ha intenzione quindi di avvicinarsi a questo mondo, magari di adottare un cucciolo e deve iniziare a cercare l'allevatore da cui acquistarlo. Okay. Parliamo di allevatore adesso, perché parliamo di cani di razza, dato che noi consigliamo sempre i cani di razza di andarli a prendere appunto da allevamenti, perché alle spalle dell'allevamento c'è proprio una selezione, una serietà, c'è una maggiore sicurezza anche a livello esatto. sanitario. Poi parleremo anche del canile con il collegamento che faremo col canile okay. EMPA, e lei ci dirà invece come avvicinarsi per l'adozione in un canile, e quindi come anche loro, le persone, gli addetti ai servizi nei canili, i volontari poi si occupano della selezione dei proprietari. Quindi vedremo entrambe le cose, in allevamento e in canile, così. Ok, no, anche perché comunque se ci sono delle persone qualificate all'interno del canile, sanno indicarci bene, quindi indicare la persona che è interessata, sì, esatto. a prendere un animale che vada bene per la famiglia, sì. per la persona in questione. Quindi sì. diciamo che per me è uguale. Diciamo sì, sì, che l'allevamento esatto. dà delle indicazioni anche a livello genetico, quindi c'è un pedigree dietro, si può risalire ai nonni, insomma, fare delle ricerche. Sì, poi parleremo infatti anche dell'importanza del pedigree. Esatto. Perché le persone purtroppo tante volte sottovalutano questa cosa, nel senso che tanti dicono vabbè, ma a me il pedigree non interessa, perché io non perché devo fare associano il pedigree solo alle gare. Invece ecco. il pedigree serve per diciamolo conoscere adesso, allora. Ecco, il pedigree è l'albero genealogico del cane, quindi di conseguenza noi sappiamo nome, cognome, vita, morte, miracoli del cane, quindi dei genitori, dei nonni, dei bisnonni. Se ci sono stati dei problemi di salute o qualsiasi, ma anche belle cose, cioè quindi magari ha fatto un campionato di bellezza certo. piuttosto che campione però di un'altra cosa, però cerchiamo di far capire che è proprio una è importante di salute. Perché uno riesce a risalire tramite il nome al cane, e se ci sono delle problematiche di salute dietro, uno va anche a capire che problema aveva quel cane lì. Quindi se noi, non so, prendiamo un cucciolo che è figlio di un cane, oppure il nonno aveva un problema genetico, soffriva di epilessia piuttosto che un'altra malattia, uno ci pensa due volte prima certo. di prendere un cane. Se noi prendiamo un cane sprovvisto di pedigree, io spero che vada bene per gli altri, incrociamo le dita, però diciamo è che è un terno ecco. all'otto, quello sicuramente. Con il pedigree ci dà la possibilità di conoscere qualche cosina di più. Ok, Giancarlo, vuoi sì, aggiungere qualcosa? Sì, anche sì, sì. Diciamo che il pedigree, col pedigree un allevatore si espone in prima persona, ci mette la faccia, ci mette i genitori, ci mette i nonni, ci mette tutti gli avi dietro, quindi è nel suo stesso interesse proseguire in una direzione di salute del cane, di benessere del cane, almeno di salute, quantomeno dal punto di vista fisico, denti prognati, denti, code, problemi di displasia, problemi, quindi esatto. guardandoci dentro problemi, fa accoppiare cani che magari non hanno problemi ereditari gravi, per cui è molto probabile che si tramandino ai cuccioli, quindi già richiedere un cane con pedigree vuol dire già fare una bella selezione all'interno di un allevamento. Dovrebbe essere un dovere per chi prende un cane di razza, cane perché di razza. È importante. Tra le altre cose, una cosa importantissima che voglio dire proprio a chi ci ascolta è che il pedigree, magari tante volte le persone vanno in un negozio, un allevamento, un garden, quello che sia, no, e dicono voglio un cucciolo, no, e dicono col pedigree 600 ecco, euro. Bravo, volevo arrivare anch'io. Magari dicono senza pedigree 600 euro, sì. col pedigree andiamo su prezzi alti, 1200. La registrazione del pedigree si fa quando il cane è cucciolo, insomma alla nascita della cucciolata viene fatta la registrazione presso l'ENCI. Perché viene denunciata la cucciolata, esatto. appunto. Quindi il pedigree costa poco.
è una cosa veramente, sono delle tasse da pagare. E adesso arriva anche molto velocemente. Quindi, sono quindi quando una persona dice voglio, vi do il pedigree a 400 euro, sono delle gran balle. Non credeteci, non prendete il cane, perché il pedigree sicuramente sarà fasullo, verrà fatto, non so. Sì, cioè, sì, li fanno, cioè nel senso. Esatto, basta denunciare qualcosa. Esatto, non è arriverà dall'est, dai paesi dell'est, una cosa del genere. Ma il cane. Cani defunti. Sì. Esatto, quindi vengono riciclati. Il pedigree vi arriva direttamente a casa dall'Enci, è l'Enci che vi rilascia il pedigree, non è l'allevatore, non è il garden, non è il negozio. Il pedigree arriva super giù, appunto, abbiamo detto. Adesso si è velocizzato moltissimo. Adesso si è velocizzato, prima era all'incirca all'età di un anno del cane, ti arrivava a casa il pedigree. Adesso in qualche mese arriva comunque. Però non credete davvero, sfatiamo questa cosa, che il cane con pedigree costa di più e il cane senza pedigree costa qualcosa meno. Non è così, sono per la maggior parte cani importati dall'est europeo, quindi che presentano una serie di problematiche e che quindi non hanno neanche il pedigree. Casi, chi proviene dall'estero non ce l'hanno tramite contrabbando, non ha il pedigree, quindi loro per riuscire ad avere il pedigree devono comunque agire di sotterfugi, no? E quindi costerebbe un qualche cosina. O comunque non solamente dall'est, ma magari da allevatori senza scrupoli o con pochi scrupoli che fanno delle accoppiate, delle monte strane, particolari, magari non esattamente, per cui sicuramente questo cane presenterebbe dei problemi. Siamo sempre lì. Non puoi risalire a dove... Ok, quindi detto questo, che secondo me era davvero una cosa fondamentale da dire, cioè affrontare il discorso pedigree, perché ancora non è molto chiaro quanto sia importante. Le persone davvero sottovalutano, molte persone, ma... purtroppo, nel senso, perché magari inesperte, perché sì, ma vengono tenute anche mesi, un anno e tutto, il pedigree arriva, no, non c'è problema, no, non c'è, sono tutte delle grandi, assolutamente, sono bugie, sì, non, sì, il sì. Cane se ce l'ha e arriva subito. Ecco, bene, fatta questa precisazione, quindi a questo punto passiamo alla scelta appunto di un allevatore, dove li possiamo trovare e poi come facciamo a riconoscere che l'allevatore è davvero un allevatore serio. Beh, allora amiamo una razza, cerchiamo quella razza, ora abbiamo internet e con internet si trova praticamente di tutto. Ci sono le società specializzate di razza che sono presenti su internet con molti allevatori già collegati, già linkati, già partner, già controllati dall'associazione di razza nazionale, sì. E quindi basterebbe chiamare la segreteria o mandare una mail e ti darebbero una serie di indirizzi, oppure fare una serie di ricerche su internet e tenere traccia di tutti i link per i siti, perché ormai ogni allevatore che si rispetta, non solamente, sì, ma magari qualcuno di vecchio stampo non ha ancora messo, sì, però, una paginetta in internet, linea di massima ormai, ma linea di massima ormai tutti si sono trovano tutti comunque sul web. Sì, e poi basterebbe incrociare oppure andare a un Expo, ad esempio, è la situazione ideale. Io dico, sì, ho consigliato spesso, vuoi vedere quella razza, vuoi renderti conto di com'è, di come sono, di come diventano i cani da adulti, perché te magari li hai visti a un'età XY, li hai visti in un posto particolare, ti è piaciuto quello, poi magari era un cane fuori dallo standard particolare di un privato, così, con tutto rispetto, però se vai in Expo tu ti rendi veramente tocchi con mano un po' le varietà e conosci gli allevatori, e conosci gli allevatori, puoi fare domande, incrociare le versioni, certo. Io consiglio sempre di fare questa cosa, fare un sopralluogo nell'allevamento che poi si decide di vedere. Ecco, infatti un'altra questo fase è importante. Aspetta, prima apriamo e chiudiamo una parentesi, perché magari ci dimentichiamo. Le esposizioni, perché ovviamente non è esperto, non ne ha mai frequentata una, può trovare il calendario sul sito dell'Enci, che è semplicemente www.enci.it. Lì c'è tutto il calendario di tutte le esposizioni che vengono fatte durante l'anno, quindi ci sono tutti i dati, veramente è molto semplice, e guardate magari quella più vicina, più comoda a casa vostra, dato che le fanno davvero in tutte le parti d'Italia, isole comprese, quindi è molto semplice appunto. Anche perché secondo me è più importante vedere comunque i genitori per rendersi conto anche del cane come sarà d'adulto, ecco, perché sennò uno vede il cucciolino bello, che carino, tutti i cuccioli sono belli, però da adulti assumono delle sembianze completamente diverse alcune volte da quando sono cuccioli, quindi certo, uno si deve rendere conto della mole, di tantissime cose, anche del temperamento, della razza, e vedere se le piace o meno.
Okay. Quindi alcune volte io preferisco andare in esposizione, perché su internet sicuramente se un buon allevatore mette tutto, però la cosa più fastidiosa è che tanti, per spingere la vendita dei cani, praticamente pubblicano foto in continuazione su internet per spingere cani che non va neanche bene. Poi più che un expo così XY cercherei l'esposizione del raduno di razza, perché c'è differenza. I raduni di razza è veramente un insieme, vengono convogliati e richiamati tutti gli allevatori principali di quel tipo di cane. Invece un expo, che sia internazionale o nazionale, che sia, può darsi che racchiuda solamente pochi esemplari di tante razze, non so, magari c'è un cane, due cani, invece si ha bisogno di vedere un attimino qual è il panorama, certo, se uno è veramente interessato. Ma tu ti ricordi a un raduno di Weimaraner che la razza della signora qua di fronte, Serena, quando signorina, ha chiuso il signorina Serena, quando ha chiuso il campionato italiano di bellezza, praticamente è esplosa in un pianto. Io c'ero. E Giancarlo gli faceva le foto. Faceva le foto momento, con Serena, che era molto emozionante, rosso peperone, veramente. Sì, adesso lacrime, ricordo, lacrime ancora mi vengono. Ma a me fa un po' ridere, dire la verità, mi faceva ridere rivedere le foto adesso. Sì, no, adesso piange ancora. Vabbè, piccola. No, un attimino, perché intanto io vedo che qui è arrivato un messaggio, quindi lo leggiamo subito. Un saluto dai cagnacci del Babylon di Carugate per Serena e tutta, ovviamente, anche tutto il team. Ti facciamo i complimenti, la tua trasmissione è troppo interessante, grazie ragazzi, ovviamente un saluto a voi che state lavorando, io so chi sono, questi sono, è un bar, questo è un bar di Carugate, e insomma grazie mille di questo messaggio. Pagate. Abbiamo infatti abbiamo pagate l'aperitivo offerto per un anno, mi sa. no sì sono persone, mi avevano detto guarda che prima o poi un messaggio te lo mandiamo e l'hanno mandato. Ma ci offrono l'aperitivo? No. Niente. Dopo, il programma proviamo ad andarci, vediamo. Io ci provo, non lo so. Ci provi. No, allora torniamo seri davvero. Un piccolo saltino al canile, sì, perché adesso parliamo di, sì, velocemente, si trovano splendidi cani di razza, ecco, anche diciamolo, in canile. Bravissimo. Che sono magari cani dall'allevatore prendi ovviamente a due mesi e qualcosa, non prima, mi raccomando, non prendete cani mai prima di due mesi, anche perché è vietato assolutamente. L'ENCI può fare controlli a casa degli allevatori fino ai due mesi, controlli delle cucciolate che dovrebbero essere obbligatori, quindi non possono essere assegnati o spostati prima dei due mesi. Certo, per tutta una serie di ragioni. Per tutta una serie di ragioni legate all'educazione del cane, legate all'imprinting e quant'altro. Ok. Tornando ai canili, ci sono ottimi cani che magari hanno avuto ovviamente dei trascorsi particolari, sono stati, non so, adottati più volte, spostati, hanno dei pregressi che possono essere eccezionali per certi tipi di famiglie. Quindi, volendo, cani anche adulti. Si trovano i cani di razza, appunto. Cani di razza, ci sono tantissimi cani da caccia, noi sappiamo, esatto, nelle nostre zone cioè, sono veramente tanti abbandoni o tanti cani ricuciti per motivi di... E, ad esempio, faccio un esempio per persone che a casa, non so, hanno persone anziane, una persona di una certa età che vuole un cane non troppo attivo, certo, che non ha tempo di poter fare un determinato tipo di lavoro, consiglio di più cani di una certa età che sono più solidi, hanno già, sì, ormai più docili, più pacati, che hanno solo bisogno di essere accuditi, di trovare una casa, certo. Non parlo di quelli problematici per cui c'è da fare per noi in canile un certo tipo di lavoro di rieducazione, di training particolare, per cui a tempo debito non è detto che possano essere affidati ai quelli che lavorano in canile, indirizzare le persone, seguirle, consigliare il cane, certo. Tornando però al discorso allevatore, no? Dicevamo, appunto, per riconoscerlo iniziamo a fare la nostra ricerca, insomma, frequentiamo esposizioni cinofile, ci avviciniamo e poi ne scegliamo uno. Però l'allevatore, per farci capire, diciamo, che sta lavorando in maniera seria, che cosa ci deve dimostrare? Nel senso, noi scegliamo il cane e scegliamo l'allevatore e appunto a quel punto ci dovremmo recare dall'allevatore. Diciamo che prima di, secondo me, scegliere un allevatore comunque non è sufficiente. Bisogna selezionarne un pochettino e poi arriviamo alla conclusione dopo determinate ricerche, dopo aver fatto domande e tutto. Okay. Secondo me non bisogna assolutamente diffidare dalle persone, dall'allevatore in questione, che magari ci farà delle domande, non so, del tipo: ma perché proprio questa razza
Quindi noi a primo impatto ci sembra di aver di fronte una persona che quasi non ci voglia dare il cane. Esatto. Però lì invece manifesta proprio innanzitutto un attaccamento verso i propri cuccioli, quindi ci tiene a sapere dove vada. Perché i cuccioli sono suoi. Esatto, appunto nascono in casa da lui e sono pezzi di cuore alla fine, certo. I cuccioli, almeno dal mio punto di vista, quindi è così. Deve risultare un po' magari anche rompiscatole l'allevatore, esatto. Ma è giusto. Quindi chiedere se ha avuto già cani di questa razza, se la conosce, proprio perché dare la scelta. Perché sì. La scelta, quindi fare una sorta di, come diceva l'altra volta Giancarlo, di questionario, proprio diciamo un simile questionario, e capire un attimino se può andare bene. Quindi non diffidiamo dalle persone così, invece dovete diffidare dalle persone che magari vi propongono anche un'offerta, tipo me ne prendi due, ti faccio uno sconto, cose proprio da supermercato. O persone che te lo vendono via mail, cioè che quindi non spediscono. Ti fanno neanche andare a visitare l'allevamento, perché è fondamentale andare a visitare l'allevatore, l'allevamento, per vedere il luogo in cui vengono tenuti i cani, come la condizione igienica, che è fondamentale, certo. Anche quella. E quindi puoi vedere proprio per cepire a pelle l'attaccamento dell'allevatore, la conoscenza dell'allevatore di questa razza. Come diceva Daniele la volta scorsa, consiglierei appunto allevatori che gestiscono una, due razze, tre al massimo, perché ogni razza ha tante cose da conoscere, e farle tutte, farne tante, vuol dire farle tutte e farle male, esatto, a mio modesto parere. Sì, è così. I negozi che hanno 7, 8, 10 razze di cani, ma basta solamente anche il trasporto del cane, il come lo tieni per quella settimana perché l'hai comprato, c'è il compratore che sta arrivando, l'hai stivato da qualche parte. Sono tutte cose fondamentali, che i cani hanno bisogno di una gestione di tipo diverso, a seconda della razza, a seconda della tipologia, a seconda delle loro motivazioni, a seconda. Quindi l'allevatore quindi, serio, appunto, l'allevatore anche serio. Si occupa al massimo di un paio o tre razze, sì, super giù, sì, poche. Sì. Non specializzarsi, non si va dall'allevatore bene. Si trovano 27 razze diverse, no, perché no, vuol dire che secondo me effettivamente secondo non, me. Non, è, poi, non è in grado. Ognuno ha proprio un livello di crescita diverso, una maturazione, ogni cane ha le sue caratteristiche, quindi di conseguenza è molto difficile. Se io ho dei chihuahua, hanno proprio un parto diverso, una crescita diversa, bisogna avere delle attenzioni diverse, mentre invece non lo so, uno ha degli alani, un altro cane da caccia, magari più rustici, un pochettino meno difficili anche nella crescita, non possiamo tenere a bada tante cucciolate tutte insieme di diverso tipo, veramente viene giusto. Difficile, sì, sì. Quindi chi lo fa, il cane magari crescerà con delle carenze, magari anche ha dei problemi comportamentali, quindi magari proprio delle mancanze, quindi okay. Meglio concentrarsi e sapere tutto su una razza o su poche razze e fare bene il proprio lavoro. Okay. Ritornando al questionario, con la serie di domande che ti può fare un allevatore per sapere chi sei, come vivi, quali sono le tue abitudini, dovrebbero essere volte tutte a inquadrare il proprietario per vedere anche se è adatto a tenere un certo tipo di cane all'interno della stessa, di quella cucciolata. Cioè, i cani di una cucciolata non hanno tutti lo stesso carattere. No, beh, quello l'avevamo anticipato, esatto. Ne avevamo parlato la scorsa volta, però io adesso volevo volevo mettermi dall'altra parte, cioè nel senso, come facciamo noi a selezionare l'allevatore? È su questo che mi voglio concentrare, non tanto come l'allevatore deve selezionare i futuri proprietari, perché di quello ne abbiamo parlato la scorsa puntata. Quindi come noi, quali strumenti ci servono per poter capire se l'allevatore è serio, è affidabile, e quindi deciderci e dire ok, abbiamo trovato la persona giusta, il cane lo prendiamo qui. Abbiamo detto appunto condizioni igieniche, andare a trovare l'allevatore, quindi un allevatore che rifiuta la visita di un futuro proprietario, già, oddio, ci deve certo. Lasciare riflettere un attimo, no? Perché l'allevatore deve essere il primo che vuole conoscere di persona il futuro proprietario. Quello sicuramente, però dipende anche dalla condizione, perché se noi insistiamo che vogliamo andare a vedere dei cuccioli che hanno 20 giorni e pretendiamo di andare lì, toccarli, prenderli in mano, è molto pericoloso. Beh, per ma i cuccioli. Qua sta l'allevatore, ovviamente. Sì, però lì l'allevatore ci negherà a quel punto lì la visita, ma lì ha ragione pienamente l'allevatore. Ok, quindi quel caso lì. Quando i cuccioli invece avranno 2 mesi, avranno fatto la prima vaccinazione, quindi avranno degli anticorpi già formati, lì l'allevatore assolutamente non può privare una persona di vedere il cucciolo e di vedere com'è anche a livello caratteriale. Di vederlo, di sceglierlo e tutto quanto. Sì, diciamo che l'allevatore comunque, ritornando a quello che dice Daniele,
dovrebbe comunque far conoscere i cuccioli anche a, alle persone, non sicuramente prima della prima vaccinazione, che attorno ai 40 giorni, perché il cucciolo nasce che ha già degli anticorpi passati dalla madre attraverso il colostro, eccetera. Okay. Quindi questa preoccupazione eccessiva di avere anche di essere esposti al mondo e di prendere su qualunque tipo di malattia, io la sfaterei un attimino, perché ovviamente la madre, quando comincia lo svezzamento, esce dal posto del parto, va in giro lì attorno. Mm-hmm. Se non è un posto frequentato da cani che vengono da fuori, che quindi possono portare delle malattie che possono infettare i cuccioli, quando la madre poi rientra riporta i germi che ci sono fuori, i cuccioli non ne subiscono, nel senso che cerchiamo di dimenticare, molti allevatori tengono la loro cucciolata in una teca di vetro, invece i cuccioli a una certa età, proprio perché stanno sviluppando le loro fasi evolutive, si stanno progressivamente avvicinando, hanno bisogno di contatto con il mondo e fare esperienze, molti stimoli all'interno, rumori, superfici, cose sempre graduali naturalmente, mai certo. grossi traumi così, però devono poter, prima di montare su una macchina a 2 mesi di essere affidati al proprietario, hanno bisogno di fare un giretto con la macchina, con la madre in un baule, e con la madre tutto, e i fratelli all'interno di un baule, all'interno di un'auto, è tutto più facile, è tutto divertente. Okay, questo ed altre cose, per dire, questo è un piccolo esempio di quante cose si possono fare da parte allevatore entro i 2 mesi. Questo è un altro discorso, entro i 2 mesi. Per ora... Però sì, ok, entro i 2 mesi appunto questo. Poi è importante però anche che l'allevatore possibilmente segua, continui a seguire, certamente. Soprattutto che ci metta la faccia, consegna, che gli dia... Certo, alla consegna del cucciolo un allevatore anche lì serio dà proprio le indicazioni di cosa fare quando si porta a casa il cucciolo, rilascia delle schede legate magari all'alimentazione, a questo come va alimentato, certo. quante volte, quanti pasti, insomma tutte queste cose. Addirittura anche un piccolo bag che... Un piccolo kit e poi che... mantiene comunque il contatto. Questo è come un vero allevatore dovrebbe lavorare, e quindi automaticamente poi si crea. Solitamente gli allevatori danno sempre i riferimenti telefonici, anche perché per i primi tempi è tutta una telefonata, certo. fra il proprietario e l'allevatore. Mo qui fa la cacca in un certo modo, le feci. Perché solo l'allevatore che comunque già conosce il cane e deve indicare com'è. Perché tante persone pensano: oh Madonna, ha fatto la cacca, l'ha fatta 4 volte, l'ha fatta 5 volte. L'ha fatta liquida. Liquida, cioè uno non lo sa. Tante volte uno non lo sa che il cucciolo si va in crisi all'inizio, ed è giusto chiamare, avere il riferimento dell'allevatore. Quindi l'allevatore deve essere disponibile anche dopo, quindi non si deve preoccupare di chiudere la vendita, e dopo la vendita, esatto. tanti chi chiude saluti. La vendita vuol dire che non è all'altezza, ecco, della esatto. E soprattutto non deve essere la persona che deve ogni volta chiamare l'allevatore, ma l'allevatore anche. Stesso che ogni deve chiamare, deve chiedere come sta il cane, cioè. Ma ogni tanto, oddio, diciamo che appena avvenuta la vendita, una volta alla settimana male non fa, perché comunque il cane nella fase di crescita è proprio certo. piccolino, quindi ha bisogno di attenzioni. Basta. È il suo lavoro, deve fare quello. Esatto, cioè, basta un qualcosa di negativo che succede a livello sia di salute ma anche a livello psicologico nel cane, che può rovinare un cane tutta la vita. Assolutamente. Allora ragazzi, siccome abbiamo 6 minuti scarsi, dobbiamo un attimino vedere se riusciamo a contattare appunto Isabella Bertoldi, che come dicevo prima è la responsabile del canile comunale EMPA di Reggio Emilia, quello in cui collabora Giancarlo. E per chi non sapesse chi è Giancarlo adesso no ovviamente allora sì no ricordiamo un attimino, ovviamente stiamo parlando, siamo a Quattro Zampe Mi Piace, questo per chi magari si sta collegando adesso, è un programma radiofonico incentrato sul mondo degli animali. Serena Basso ovviamente sono io, e con me ci sono queste due figure, i due esperti del settore, che sono Giancarlo Spadaccini, che è un addestratore ed educatore cinofilo. Educatore ed istruttore. Hai detto addestratore che non andava no, bene. Educatore ed istruttore cinofilo. Sì, quasi istruttore, quasi comunque istruttore, educatore. Okay. E Daniele, che anche lui è un educatore cinofilo, handler. Esperto di razze canine. Esperto di razze canine, handler è la persona che porta i cani appunto alle esposizioni, che presenta i cani ai giudici. Questo per chi ovviamente non
conoscesse diciamo il termine. Che, esatto, però principalmente conosce la storia e proprio lo standard di ogni cane. Ok, perfetto, esattamente. Allora, intanto stiamo cercando di lasciare un attimino a Gigi Guanzieroli, il nostro fonico, il tempo di cercare di contattare la signora Bertoldi. Vediamo un attimino, altrimenti continuiamo ad andare avanti col nostro argomento se non dovessimo riuscire a recuperarla. La cosa bella è che i chihuahua qua in studio sono proprio rilassati, cioè sì, dormono in quarta proprio, c'è sì, la piccolina sì, che è troppo bella, guarda che bella. Sì, sì, perché oggi appunto, nella, mi raccomando, nello spazio dedicato alla razza del giorno, alle 2 all'incirca fino alle 2 e un quarto parleremo proprio di chihuahua, quindi saranno loro i protagonisti di questa puntata di Quattro Zampe. Ne abbiamo qui due soggetti, uno a pelo corto e uno a pelo lungo, un maschio la piccolina, e una femmina. Una femmina, la diciamo piccolina. I nomi, chi sono loro due? Allora, la femmina si chiama, il maschietto si chiama Iro e ha 7 mesi e mezzo. Ti sto mettendo in difficoltà. No, no, no. Assolutamente, assolutamente. Allora, abbiamo recuperato, no, Isabella non al momento, beh, magari ci proviamo dopo, vediamo un attimino. Beh, allora, io direi, continuiamo a parlare dell'argomento, quindi abbiamo detto appunto, quindi l'allevatore comunque serio fa una serie di, cioè deve darci una serie di informazioni, deve seguirci nella scelta della razza, nell'avvicinarci a questa nuova razza, ci deve anche far appassionare, perché l'allevatore deve trasmetterla questa passione, la passione che ha per la propria razza, per la razza che alleva, deve riuscirla a trasmettere, quindi deve essere anche una persona che ha voglia di perdere tempo e giusto per deve farlo capire. Io penso che debba farlo per lavoro, però principalmente deve essere una passione, perché queste cose vanno fatte esclusivamente con la passione. Se uno incanala il discorso sul fatto lavoro, comincia a ragionare in termini di, certo, soldi, e poi si va solamente a usare, tra virgolette, perché poi la realtà, alcune persone usano l'animale per un guadagno, punto. Invece no, deve essere la cucciolata un'esperienza di vita, un'esperienza positiva, bella, che ci fa, sì, sorridere. Ci sono i disastri, ti distruggono la casa, ok, va bene, però è un'esperienza, è carino, se sono i tuoi cani lo ho accetti. Ho trovato anche una classifica a proposito di cani che distruggono le case, una classifica in cui vengono proprio indicati i cani più dannosi, ovvero il primo è quello di Serena. No, sì, non sì, è vero. Credi. Vero Giancarlo? Escobar? Vero. Escobar. No, il primo no, è quello di Serena. Il primo in classifica è l'Alano. Hanno fatto una stima di quelli che sono i danni che può provocare l'Alano, credo, non so se fosse un caterpillar. In un mese piuttosto che in un giorno, una settimana, si parlava di 800 erotti euro di danni, però appunto devo andarla a recuperare, la andrò a recuperare la prossima volta leggeremo la top 10 di quelli che sono. Io però lì starei un po' attento, nel senso, poi dipende lì com'è, sì, a casa. No. Ovviamente, sicuramente, cioè, è sono, soggettivo per, sì, il cane. Queste diciamo. sono state fatte in linea di massima, così, però poi è ovvio che ogni cane sta tanto a come viene educato, certo, no? Certo. Quindi non è che adesso tutti gli alani sono dei combinaguai in casa. Anzi, ti dirò la verità, io proprio l'alano è proprio pacioso. Cioè, tutti gli alani con cui io sono entrato in contatto sono pacciosi. Il primo in classifica, pensa te. Tra i più docili il Carlino, mi ricordo invece. Che... basta accendere il riscaldamento e parte in annaspamento, non... vedi che non fa niente. Si schianta al suolo, ansimare come i bulldog inglesi. No, non fa... Ma è vero che fa così, va, perché no, poverino, beh, sì, giustamente il Carlino ha il palato, alcuni hanno il palato molto lungo e quindi va a ostruire il passaggio dell'aria nella trachea e di conseguenza il Carlino respira in questo modo. Okay. Poi oltretutto se ha le narici ancora strette, ciao ciao, proprio una okay, serenata. Allora vi anticipo che appunto Isabella Bertoldi, la responsabile del canile EMPA di Reggio Emilia, ce l'avremo tra un pochino, quindi la inseriremo come telefonata nella rubrica, nell'ultima fase del programma, perché adesso non è disponibile a prendere appunto la telefonata. Allora, siamo quasi in chiusura prima del blocco musicale. Vi ricordo il numero, ovviamente siamo qui su Radio Milan Intra, Quattro Zampe Mi Piace, il numero di telefono per chiamarci in diretta, potete prenotarvi da subito, è lo 02 39 65 65 65, mentre il numero per gli SMS è 392 8263 444.
la mail diretta @milaninterradio.tv e poi ovviamente su Facebook trovate anche il gruppo di Quattro Zampe Mi Piace, quindi richiedete l'iscrizione perché nel gruppo ci sono anche tutte le informazioni. È gratis. Beh, ci mancherebbe altro, io ci fanno pagare anche Facebook. Sei capace di tutto. Comunque, no, c'è il gruppo, cercatelo, fate l'iscrizione in modo che lì avete anche i riferimenti di quando andiamo in onda, tutti i giovedì dalle 13 alle 14.30, in replica il sabato alle 15, sempre su frequenza 96.100 Radio Milan Inter, ma anche sul canale 288 del digitale terrestre. Per chi volesse invece seguirci in streaming perché non ha la possibilità di avere lo di tenerlo solo acceso, di collegarsi alla TV, insomma, potete andare su www.milaninterradio.tv e ascoltarci on web. Adesso siamo arrivati al momento del break, quando torniamo ovviamente parleremo della razza del giorno, che sono appunto i due chihuahua che abbiamo qui in studio oggi. Adesso invece però ci ascoltiamo subito non sono i Red Hot, ma è Pink con Raise Your Glass. Ho mandato in palla Gigi. Abbi pazienza. Povero Gigi. Era già sui Red Hot. Eccolo qua. A dopo, restate con noi.